Buonasera, ma che bello, buonasera, buonasera e benvenuti alle selezioni ufficiali dei ragazzi e Cinema Games. Finalmente la nostra avventura prende avvio, finalmente questo nuovo grande viaggio nel mondo dell'arte, nel mondo dello spettacolo Under 18 comincia. Ed è un grande piacere salutare tutti voi che siete qui in teatro e che vi fate sentire con il calore che contraddistingue tutti voi e ovviamente chi ci sta seguendo attraverso la televisione e sul web. Beh, qualcuno ha detto, ci ha paragonato a una versione per bambini di un popolare reality show, qualcun altro ha scritto, ha detto che vogliamo imitare in qualche modo i grandi talent. In realtà l'obiettivo dei ragazzi del Cinema Games è quello di raccontare attraverso la televisione, attraverso il web, come dei giovani, giovanissimi, tutti tra i 14 e i 18 anni, riescano ad esprimersi attraverso l'arte, chi col ballo, chi con la musica, con il canto, con la recitazione. Il nostro obiettivo è quello poi di raccontare sempre con gli occhi delle telecamere come i nostri concorrenti, 10, che sceglieremo questa sera e nelle prossime selezioni, riusciranno a convivere 4 giornate in una casa con l'obiettivo di prepararsi insieme per superare i games, le sfide finali, prove artistiche proprio di ballo, canto e recitazione. Tanti sono i candidati, a loro va il nostro grande in bocca al lupo e quindi li salutiamo, fremono là dietro perché sanno che stanno per salire sul palco e per esibirsi di fronte ai nostri giudici che vado a salutare. Nominare Io Canto, la trasmissione che lo ha portato alla ribalta nazionale, ormai è superfluo. Il suo talento, la sua passione, la sua grande energia per la musica sono noti e sono stati capaci di conquistare il pubblico dei ragazzi, ma anche quello degli adulti e delle famiglie. Enrico Nadai, ciao Enrico. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Oggi Enrico fa parte di un trio nato un po' anche grazie a Dio Canto, alla trasmissione con lui, Kevan e Simone, un trio che sta spopolando, un progetto artistico che piace e che sta conquistando sempre più consensi tra pubblico e critica, i Free Boys. Free Boys, progetto artistico nato dalla mente e dal cuore di Beppe Stanco. Ciao Beppe. Ciao, ciao a tutti. Non è qui solo nella veste di padre, è qui soprattutto, e per noi è un grande onore, nel ruolo di docente di conservatorio. Giancarlo Nadai, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, allora, Enrico, com'è essere dall'altra parte? È la primissima volta questa. Beh, emozionante, insomma. Penso sono più teso io di loro, sicuramente. Beh, insomma, perché per una volta devo dare io i giudizi. Beh, noi siamo curiosi di vedere come va, però è suggestivo, anche per noi che ti abbiamo sempre visto sul palcoscenico a cantare, per una volta vederti là dietro tra fogli e carte per prendere appunti. Giancarlo, cosa ti aspetti da questi giovani che stanno per salire sul palco? Guarda, innanzitutto quando l'importante è partecipare, perché è ovvio. Mi aspetto qualità, sicuramente. Che è quella che sicuramente ognuno di loro riuscirà a portare in scena. Beppe, quando tu avevi l'età di alcuni di loro, di molti di loro, insomma, quindi quando avevi tra i 14 e i 18 anni, avresti mai partecipato a un'iniziativa come questa? Vabbè, quindi l'anno scorso. Ci mancherebbe altro, l'anno scorso, per l'amor del cielo. Qui stiamo parlando di persone che hanno compiuto 18 anni da poco, giusto? No, vabbè, era una battuta. Sì, io non ho mai partecipato alle selezioni di un talent, almeno che io mi ricordi. Non ero d'accordissimo all'inizio, però poi lavorando anche con Enrico, con Simone, con Kevan... L'abbiamo convertito. No, anche il mondo di Io Canto, mi rendo conto che sono delle trasmissioni, e anche questa lo sarà, che comunque danno visibilità, e quella è la cosa più importante in questo momento. Poi la passione che ti porti dietro da anni, quella è ancora più importante se c'è. Oggi noi lo vedremo e daremo un giudizio, per quello che posso dare io quantomeno, del tutto obiettivo, e premieremo le persone più valide. Assolutamente. E allora in bocca al lupo
ai primi concorrenti, ai primi candidati che stanno chiedendo di poter entrare in questa famigerata casa. Eh sì, perché tra tutti coloro che questa sera e durante le prossime settimane parteciperanno alle selezioni, i tre giudici sceglieranno 10 concorrenti che durante la prossima primavera entreranno in una casa 24 ore su 24, ripresi dalle telecamere, con l'obiettivo, durante la loro permanenza in casa, di superare insieme le prove finali, di prepararsi, di allenarsi con dei coach, degli insegnanti che li seguiranno ovviamente nel canto, nel ballo e nella recitazione. Solo uno di loro vincerà, sarà eletto artista dell'anno e si aggiudicherà un primo premio di ben 2.000 euro che ovviamente potrà servire anche per poter portare avanti il percorso artistico, gli studi che questi ragazzi già sicuramente stanno facendo. E allora iniziamo con il primo concorrente. La prima concorrente si chiama Gabriella Ricca. Mi chiamo Gabriella Ricca, ho 15 anni e vengo da Torino. Che dire, a me piace molto il canto, è sempre stata una mia passione fin da piccola, però oltre al canto amo anche la pallavolo. Sono un tipo abbastanza semplice, nel senso non sono una ragazza molto complicata, come vedete pure dal mio modo di vestirmi, sono una ragazza semplice ma con un mio stile ben preciso. Vorrei che per una volta in un concorso voi diate la possibilità a noi, magari ragazze più formose, di dimostrare chi siamo. Siamo anche noi delle artiste e meritiamo anche noi di realizzare il nostro sogno. Ha fatto bene a iscriversi, sono orgogliosa di lei che tenta di andare avanti per i suoi sogni. Lei ha la passione del canto fin da piccola, è 4 anni che va a scuola di canto e lei sogna di cantare, canta spesso, fa 4 lezioni al mese. E che dire, è un sogno nel cassetto, speriamo che ce la fa a realizzare il suo sogno. Sono contenta. Ciao Gabriella. Buonasera. Palco e pubblico, tutto per te. Grazie. Gabriella, come mai ti sei iscritta a questo talent? Perché voglio dimostrare che non c'è bisogno di una taglia 42 per essere degli artisti. Quanti anni hai? 16. Sì. E da dove arrivi? Torino. Cosa ci fai ascoltare? Una canzone di? Per tutta la vita di Noemi. Perché hai scelto questa? Perché quando canto questa canzone ripenso a delle cose del mio passato molto importanti. Beh. E che tipo di esperienze canore hai fino ad adesso? Ho fatto dei concorsi, però non commento, è meglio. In bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo. Mi trovo diversa, mi trovo migliore. Un nuovo anno che passa, un nuovo anno in salita. Che senso di vuoto, che brutta ferita. Ferita da te, da me, da quello che non c'è stato mai. Esplode il cuore di grazie. Gabriella Ricca con la sua voce. Allora, emozionata? Sì. Abbastanza. Cioè, potevo dare di meglio, però comunque sono soddisfatta. Allora, sentiamo i nostri tre giudici. Questa è la prima esibizione della serata. Che cosa hanno ancora ovviamente da chiederti? Intanto, tu arrivi da dove? Da? Torino. È interessante anche sapere, per poter ovviamente informare chi segue i nostri giudici, da quanto tempo tu hai iniziato a cantare? A quanti anni?
io ho iniziato a cantare all'età di 6 anni, però seriamente solo 4 anni fa. Seriamente vuol dire? Che ho preso lezioni di canto. Quindi attraverso lezioni di canto. Giudici, a voi. Allora, ti dico, il fatto della taglia 42, hai perfettamente ragione, non serve. Infatti Adele ha venduto 40 milioni di copie. Forse a 46 lui dell'Italia, non lo so. Non... Comunque un buon numero. Quindi, quello no. Però il discorso di prendere lezioni di canto, secondo me, è molto importante e devi continuare, parere mio personale, e concentrarti anche su quello che stai cantando. Quindi tu hai detto, ho scelto questa canzone perché mi ricorda dei momenti della mia vita. Sì, leggere bene il testo, capirlo, assorbirlo ed interpretarlo. Questo non l'ho tanto... Eri troppo... o eri emozionata probabilmente. Sì. Però è importante, è importante. Quindi continua a studiare, che posso è il mio consiglio. Posso dire una cosa? Sì, come no. Io ho detto la cosa della taglia 42 perché qui in Italia abbiamo una società che ci fa capire l'esatto contrario di quello che ho detto io. Nel senso, qua in Italia non ho mai visto una cantante che avesse la 48-50, nel senso... Cioè, ci sono molte artiste, artisti, parlo anche di maschi, cioè che magari portano una 50 che però non vengono notati perché non hanno un bel aspetto. Cioè, secondo me nel canto bisogna esprimere, non bisogna guardare l'aspetto fuori. Cioè, mi pare una cosa stupida, perché comunque come io voglio avere questa possibilità di diventare un artista, cioè, la vogliono anche altri. Secondo me è proprio stupida questa cosa dell'aspetto fisico. No, sono perfettamente d'accordo. Infatti ti ho fatto un esempio di una cantante che però poi esprime un mondo. Quindi non è solo quello, c'è quello e poi quello che viene dopo, che è comunicare. Quindi può comunicare anche Giorgia, comunica tantissimo, e comunica Adele, sono due persone totalmente diverse. Quindi solo questo. Grazie. Giudici, Giancarlo. È determinata questa ragazza, sei la sento determinata. Mi sei piaciuta. Grazie. Enrico? Sì, anche io ho apprezzato molto la determinazione, ma quindi il tuo progetto per il futuro sarebbe quello di diventare un artista? Sì, detto sinceramente non mi interessa di essere famosa, cioè io posso anche cantare in un localetto così, cioè a me la mia passione è il canto, certo. Non è ricevere 2000 euro in un concerto, 4000, a me interessa cantare. Bravo, bocca al lupo. Grazie. Grazie. Gabriella Ricca, in bocca al lupo. Ciao. Grazie. Gabriella, grazie. Grazie. Continuiamo, seconda concorrente delle selezioni, delle prime selezioni dei ragazzi del Cinema Games, Valentina Damiano. Sono Valentina, vengo da Reggio Emilia. Ho deciso di partecipare al programma perché mi piace molto danzare e penso che questa sia un'occasione per vedere un po' il mio talento. Sono una ragazza timida, frequento una scuola turistica e basta, mi piacciono le lingue, mi piace la danza, vedetemi sul palco e commentate. Era talmente euforica di conoscere Enrico Nadai e di presentarsi come ballerina, di farsi notare da lui praticamente. Beh, è una ragazza molto timida, testarda, e spero che sia un punto a suo favore per farsi notare e per essere un po' più sveglia. Ciao Valentina! Palco e pubblico, insieme alla giuria, tutti per te! Ciao Valentina! Ciao! Dai forza, parlaci un po' di te. Sono Valentina, ho 14 anni, sì. Frequento il Motti Tecnico Turistico, sono molto timida e mi piace la danza da quando sono piccina. Ah, quindi sei... danzi? Sì. Bene, bene. Come mai la danza? Cos'è che ti ha catturato? Perché, non lo so, quando tipo ascoltavo la musica mi veniva spontaneo inventare dei passi. Qualcosa di istintivo, insomma. Sì. Ottimo. Cosa ti ha spinto a venire a Ragazzi Cinema Games? Volevo sapere se il mio talento era vero oppure era falso. Cioè volevo una conferma di quello che so fare. Cosa ci farai ascoltare? È una canzone, cioè è una canzone un po' hip hop break che ha montato il mio insegnante, quindi non ha un nome. Di dove sei, Valentina? Di Reggio Emilia. Perfetto.
Vai, in bocca al lupo. Valentina, Valentina Damiano con il ballo, con break, c'era anche un po' di break, giusto? Com'è andata? Emozionata? Molto. Molto? Soddisfatta? Non tanto. Come non tanto? Come non? Vieni, vieni qui, fatele un applauso, non tanto, dai, su. Allora, giudici, a voi. Ma io spero di imparare presto a fare un po' di passi così. Comunque, eri emozionata, si vedeva. Sì, sì. Purtroppo anche il tempo qui è poco, quindi non c'è neanche il tempo di prendere dimestichezza con il palco. Questo fa parte quindi, del gioco. Esatto. Giancarlo. Giustamente Enrico ha detto che l'esibizione è molto flash, dunque molto veloce, però l'emozione ha un po' giocato sulla qualità, che senz'altro te sai esprimere meglio, insomma. Beppe. No, io... No, Valentina, bene, bene, mi è piaciuto. Vorrei vedere i Free Boys a fare un po' quel tipo sì, di passeggino sì, là. Verrai a darci lezioni, perché... Potrebbe essere veramente è interessante, no? Enrico, Kevin, sì, Simone, che Com'è prendono... il passo quello così? Sì, glielo vai, insegni, vai. Lo insegni ai Free Boys. Fallo rivedere, vai. Facci rivedere. Guarda Enrico, ecco. Guarda bene. Sì, lo so. Guarda Enrico, guarda e impara. Poi lo manderemo anche agli altri. Valentina, fai da insegnante di ballo per i Free Boys. Dicevi, Beppe, scusami. No, bene, bene. A me è piaciuta, è simpatica. E, come ha detto Giancarlo, un po' l'emozione. Hai reso al sì, ma comunque 60% secondo anche me. Noi quando arriviamo sul palco, la prima canzone è sempre quella che va peggio. Ecco, siamo tutti stonati e poi cominciamo ad assestarci, quindi capisco anche per loro la difficoltà. Certo, io so che là dietro c'è molta emozione, poi esibirsi davanti a voi, sapere che ci sono le telecamere che stanno riprendendo, per cui noi ovviamente e i giudici soprattutto questo lo tengono perfettamente in considerazione. Tu hai iniziato a ballare piccina, quindi dicevi? Mi piaceva ballare da piccolina, però ho iniziato a ballare veramente l'anno scorso perché avevo problemi alla gamba e quindi prima non potevo. Olè. Però insomma è una passione che hai dentro e che senti forte. Vuoi aggiungere altro? Non lo so. Non lo so. Se è andata bene. In bocca al lupo. Brava, grazie. Grazie Valentina. E noi continuiamo, terza concorrente in gara questa sera ai ragazzi di Cinema Games, si chiama Alessia Fornasier. Allora, io sono Alessia Fornasier e vengo da Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Ho partecipato perché secondo me è un'esperienza molto importante che comunque ti rimane sempre nella vita. Allora, io ho cominciato a cantare da quando avevo 6 anni, ho fatto anche 7 anni di danza e ho partecipato a vari concorsi, ho fatto dei concorsi nazionali in Emilia-Romagna di ballo, canto e sfilata. Faccio canto anche da 2 anni, sempre nel mio paese a Pieve di Soligo. I miei genitori e mi seguono sempre e sono molto felice. Io faccio canto con molta passione, spero comunque di trasmettere alla giuria
e spero di piacerli perché è una mia passione che ho sempre da molto. Alessia piace cantare, è la sua passione, quindi non vedo, cioè, sono contenta di accompagnarla nella sua attività. Dico che Alessia ce l'ha nel sangue, la musica ce l'ha nel sangue da quando è nata, da piccolissima, quindi è un'esplosione per lei, è la cosa che la rende più felice in assoluto è proprio la musica. La giuria valuterà in base a quello che sentirà da Alessia. Lei emoziona, quindi almeno io parlo da mamma, sono principalmente coinvolta, quindi però lei emoziona. Ciao, io sono Barbara. Io sono Martina. Io sono la sorella di Alessia Fornasier. La cugina. Siamo venute qui per accompagnare Alessia perché pensiamo che sia un talento e quindi volevamo appunto sostenerla in questa sua passione. Esatto. Io volevo raccontare un aneddoto. Mi ricordo sempre che ogni volta che andavamo da mia nonna e Alessia si metteva a ballare, a cantare davanti alla TV per qualsiasi cosa che passasse, per cui è una cosa che c'ha fin da piccolina e niente, io sono qui per sostenerla e spero che emozioni tutti quanti. Ciao Alessia. Ciao. In arrivata, palco, pubblico e giudici tutti per te. Alessia, raccontaci qualcosa di te. Allora, io vengo da Pieve di Soligo, ho 14 anni, ho cominciato a cantare da quando avevo 6 anni, ma prendo lezioni di canto da 2 anni, ho fatto 7 anni di danza anche e ho fatto vari concorsi un po' di anni fa. Che ci fai ascoltare? Dimmi come, di Alessia. Ottimo. Una bella canzone veloce. Sì. Vai, vai, per me puoi andare. Tornare qui senza bussare, dimmi come fai, per niente è facile vivere così, ti dovrei odiare, ma come potrei? Metterti nei guai, io non riderei. Dimmi di me che cosa ne vuoi fare. Grazie. Alessia Fornasier. Com'è andata? Sono soddisfatta. Soddisfatta, bene. Beh, già, questo è un grande passo. Giudici, a voi. Bella grinta, bella grinta. Vero, io guardavo dalla dietro, veramente hai un'energia, no? Si vede che sei convinta di quello che stai facendo. Complimenti per la voce e per la presenza. Grazie. Bella grinta, complimenti per la scelta del pezzo, che non è il solito pezzo che ripropongono tutti. Io lo conosco benissimo, mi piace tanto, quindi bene, brava. Grazie. Ti posso fare io una domanda? Qual è stato il momento in cui hai capito che cantare poteva far parte di te, delle tue passioni, del tuo tempo? Allora, io ho sempre avuto musica nel sangue, sempre, da quando ho cominciato. E comunque, cantare rimane sempre. Cioè, ma c'è stato qualcuno, il tuo maestro, chi è stato? Hai un insegnante, qualcuno insomma che ti segue, che ti accompagna? Sì, moltissimo. Sì. Ho un'insegnante molto brava che comunque... Che ti accompagna e sì, che ti segue. Bocca al lupo. Grazie. Grazie Alessia Fornasier.